Il Museo Pecci è uno degli esempi di come l'arte riesce a dare bellezza, emozione, a dare sentimenti positivi. Ecco, nello stesso modo noi abbiamo deciso, in un percorso che vuole valorizzare il Marolotto Zero, quell'area così da un lato complesso ma dall'altro su cui abbiamo la necessità di costruire un pezzo del ragionamento della nostra città, dopo gli investimenti infrastrutturali che arriveranno nei prossimi mesi, il mercato coperto, la media library, il playground, abbiamo deciso di fare un percorso di emozioni. Come le grandi opere del Pecci donano emozioni a chi le visita, lo stesso vorremmo fare lungo via Pistoiese con l'installazione di meravigliose opere d'arte. Opere d'arte che daranno un senso diverso, una visione diversa, un approccio diverso a quelle strade. E il 22 giugno, anzi ne approfitto per invitare tutti voi, chiuderemo un pezzo di via Pistoiese e mostreremo quanto di bello, quanto di artistico, quanto di interessante si può fare in un contesto urbano del genere attraverso le opere d'arte.